Io sono un radicale, credo nell'indipendenza del Veneto, credo che per raggiungere l'indipendenza bisogna anche, diciamo, prendere per il bavero, bisogna fare la faccia anche un po' di grignare di denti, ma sicuramente da qui a mettersi a sparare, a mettersi a fare tutto quello che c'è scritto negli atti. Diciamo che un conto è fare la voce grossa, un conto è il terrorismo, è un'altra cosa, assolutamente un'altra cosa. Sono stati gli ideali a dargli forza in questi 15 giorni di carcere. Riccardo Lovato, da ieri sera, è tornato ad essere un uomo libero. Finito in prigione il 2 aprile nella maxi operazione contro i secessionisti veneti, era ritenuto il responsabile militare. Ma ora l'accusa di terrorismo è venuta meno e il Tribunale del Riesame di Brescia ha accolto l'istanza di scarcerazione per 7 dei 24 arrestati. Ringrazia per le manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti e racconta come in questi giorni abbia riflettuto sulle difficili condizioni dei carcerati. Io ero, fra virgolette, un privilegiato perché essendo un detenuto politico e in un regime particolare eravamo solo in tre in una stanza, mentre molta altra gente detenuta per reati comuni è stivata in nove in una stanza da tre. Questa indagine ha fatto esplodere un bubbone, spiega Lovato, che si dice convinto che lo Stato italiano non abbia paura dei secessionisti, ma del popolo veneto. Veneti sono pacifici, i veneti sono più tranquilli rispetto ad altri e per cui quando al tranquillo incomincia a saltare la mosca al naso, come dice il proverbio, non c'è cattivo più cattivo del buono che diventa cattivo. E io mi sono reso conto che lo Stato italiano, più che dei serenissimi, ha il terrore, secondo me, dell'incazzatura dei veneti. Misure cautelari confermate per gli altri due padovani. Resta ai domiciliari Flavio Contin, costruttore del tanco, rivenuto a Casale di Scodosia, e Luigi Faccia di Agni, accusato di essere l'ideologo del gruppo e che si è proclamato prigioniero di guerra.